una tecnica di guida diventata così popolare da diventare uno sport a sé. Se ti piacciono il rumore, il fumo e la gente che si schianta, resta con noi. Io sono Genziano, questo è Scree ed ho una storia da raccontarti. Drift è una parola che significa letteralmente andare alla deriva. Questo fa riferimento al fatto che nel drift si lascia partire il retrotreno dell'auto e farlo andare in maniera controllata in sbandata. Su dove è nato ognuno dice la sua. Alcuni dicono che piloti particolarmente dotati come Tazio Nuvolari lo facessero ben prima che ci si facesse caso. Mia nonna mi raccontava che mio nonno, quando tornava dal bar, tirava dei sgommoni piuttosto potenti. Ma pare che Roger Clark nel 1970 disputò un rally in Giappone con la sua Cortina GT e che, a differenza di tutti gli altri piloti che non andavano in sovrasterzo perché lo ritenevano un modo sporco di guidare, lui li facesse di proposito quei traversi per riuscire a uscire più veloce dalle curve strette. Che diavolo! Diede così tanto spettacolo che il giovane pilota di moto Kunimitsu Takahashi ne rimase profondamente folgorato. Kunimitsu riusciva a vedere come Clark entrava di traverso già prima di arrivare al punto di corda per riuscire a tenere il muso già rivolto verso l'uscita della curva. Il punto di corda è il punto immaginario in cui si è più vicini al centro della curva. È un concetto complicato e ve lo spiego un'altra volta. Ma di base Takahashi aveva deciso di cominciare ad applicare quella tecnica anche su asfalto e in particolare sui passi di montagna. Ma non è lui il Drift King. Il Drift King, per come lo conosciamo oggi, è Keiichi Tsuchiya, che era uno di quei ragazzini che erano nascosti nell'interno curva a guardare le auto che sfrecciavano su e giù per i toge, che sarebbero i passi di montagna giapponesi. Negli anni 70 Keiichi già competeva nel trofeo amatoriale Fuji Freshman, che era un campionato semi-professionale intorno ai circuiti per il Giappone. E lui faceva anche due lavori per potersi permettere l'auto e di guidarla. Ma non per questo era un santo. Ancora tuttora sono divertenti le volte in cui lui racconta di quando scappava dalla polizia, oppure del suo secondo lavoro nel Pink Salon in cui lavorava. Il Pink Salon era come un nightclub, solo un po' più spinto. Ciò nonostante, era davvero davvero deciso a diventare il migliore. Si allenò per mesi nelle zone di Ueda e Komoro, in sella alla sua Achiroku, che in giapponese significa 86, facendo gare clandestine, e arrivò addirittura a fare un incidente lungo questi passi durante una di queste gare clandestine che lo mandò in ospedale per 3 mesi. Dopo 4 anni si sentiva decisamente pronto ad affrontare il passo di Usui con le sue 184 curve. Sapeva che tutta la top class di Nagano si ritrovava lungo il passo di Usui la notte per fare delle gare clandestine, che però non erano competitive, erano più uno spettacolo e per loro un allenamento. In questo contesto di curve strette e in discesa, le auto come le Ferrari, le Porsche non si utilizzavano perché la loro potenza era uno svantaggio in discesa. Quindi di notte si ritrovavano sti professionisti con ste macchine da 4 soldi, nel senso da loro, da noi adesso costano un pozzo, ma all'epoca la Achiroku, che tra l'altro viene soprannominata Panda, non era altro che una macchinuccia per tutti i giorni con la trazione posteriore. Quindi era invaso questo posto da professionisti con auto economiche che facevano a gara a chi arrivava prima in fondo alla montagna. Che figata! Ma il Drift King non è diventato famoso solo perché riusciva a dare spettacolo in gara e lungo i passi di montagna, ma soprattutto perché la sua passione era molto contagiosa. Negli anni 80 gli spettacolini di Tsuchiya attirarono l'attenzione di Daijiro Inada, che stava per lanciare una nuova rivista di auto, Option, Exciting Car Magazine. Negli articoli di Option non venivano soltanto raccontate le gare clandestine sui passi di montagna e sulla Wangan, si recensivano i prototipi da gara e addirittura c'erano delle rubriche in cui si davano consigli di guida e si valutavano le auto dei lettori. Il giornale andava alla grande perché in quegli anni le auto andavano alla grande e anche Tsuchiya andava alla grande. Hi. Ma nonostante le tantissime vittorie in pista, purtroppo non gliela poteva fa a non correre per strada. Non ce la poteva fa. Che fate, ne privi?
Nell'87 alcune officine e aziende del posto decisero di sponsorizzare un video in cui si faceva vedere l'orgoglio locale sfrecciare nei passi di montagna come nessun altro era in grado di fare. E lo fecero attraverso una famosissima videocassetta di nome Flapsy. Per loro tutti era un vanto enorme avere un personaggio così a sfrecciare lungo i passi di montagna, ma non lo era per la JAF, Japan Automobile Federation, che non solo parlò male di Tsuchiya, ma gli ritirò la licenza di pilota per punirlo. Ma proprio grazie al ritiro della licenza, adesso Tsuchiya era libero di fare un po' quello che gli pareva. E quindi nell'88 diede vita a una nuova tipologia di competizione che si chiamò Ikaten. Questa manifestazione non era una competizione vera e propria, era una finta competizione in cui si cercava di creare uno spettacolo divertente per tutti. Cominciarono anche a girare una serie di cassette, videocassette, commissionate da Option, ma anche da tutte le altre testate giornalistiche che avevano aperto i battenti. Era letteralmente scoppiata la mania del drift. Ragazzi, adesso volevo ritagliare un minuto per ringraziare Alessandro di AC Restauro Pelle. Lui si occupa del pellame della vostra auto, quindi dei pomelli, del volante, dei sedili, di qualsiasi cosa che di pelle c'è lì dentro, e riesce a fare anche altri lavori. Per me è sempre stato un grandissimo amico, prima che uno sponsor, e davvero, se dovessi consigliarvi una persona da cui andare, state sicuri vi consiglierei lui. Vi lascio il link per i suoi social qui sotto in descrizione, trovate delle foto dei suoi lavori, i suoi contatti, e mi pare che stia lavorando a un sito web nuovo, quindi dateci un'occhiata e mi raccomando, supportate chi supporta Scream. Nel 95 viene finalmente pubblicato il primo manga dedicato a dei tizi che sgommavano in montagna, Initial D. Keiichi non solo aveva aiutato a creare tutto il filone della storia, ma aveva curato in maniera diretta i contenuti e quello che dicevano i personaggi per includere in quel manga delle dritte per migliorare la guida. Pare da alcune indiscrezioni poi, che però vi dico la verità non sono riuscito a confermare, che a consegnare il tofu lungo i passi di montagna fosse stesso lui, con la sua AE86 che è diventata un po' il suo simbolo. Questa cosa fece diventare davvero ancora più celebre Keiichi come il Drift King, come colui che ne sapeva molto più di tutti gli altri. Credo che però più che saperne più di tutti, il suo vantaggio vero fosse il essere in grado di raccontarlo. Nel 2000 nacque lo standard moderno più o meno come lo conosciamo oggi. Nacque infatti un evento di drift, creato sempre dalla combriccola di Tsuchiya e tutti gli altri, che si chiamava Zen Nihon Puro Drifto Senzuken. Che siccome faceva schifo come nome, alla fine decisero di richiamarlo come D1GP, cioè Drift One Grand Prix. Questo lo conoscete. Furono proprio i personaggi che avevano condito la vita di Tsuchiya ad aiutarlo a creare questo evento. Daijiro Inada, il proprietario di Option, Nobushige Kumakubo, che era il proprietario di uno dei circuiti del complesso di Ebisu, che propose per primo il layout a 16 piloti che conosciamo oggi, Ken Nomura, che lavorava per Option e che per la prima volta portò il drift in America con un evento dedicato, e tantissimi altri tizi col nome impronunciabile. Un bel po' di personaggi che correvano nel D1GP erano effettivamente tra gli organizzatori o comunque tra le persone che avevano spinto per creare quell'evento. Il loro obiettivo non era competere l'uno contro l'altro in modo spietato, ma era quello di creare uno spettacolo che sembrasse competitivo, che fosse minimamente competitivo, ma in cui la vera attenzione era sul riuscire a comunicare a chi guardava quegli spettacoli la passione per le sgomme. E chiariamoci bene, tra vederlo in una cassetta o vederlo su YouTube e vederlo dal vivo, fidatevi, c'è un'enorme differenza. Gli spettacoli erano diventati molto seguiti. C'erano delle videocassette che trovate anche sul tubo in cui si vede la partecipazione della gente e quanto divertimento c'era in questi eventi. Questa presenza sul territorio li aiutò addirittura, pare, a modificare le leggi sul tuning giapponese. Cioè, se noi oggi riusciamo a vedere quelle auto che vediamo con i body kit basse o con dei kit in vetroresina, pare che sia proprio grazie anche all'aiuto del direttivo di D1GP. Nel 2006 invece, mamma mia che anno, la saga di Fast and Furious dedica un intero film
al drift con il suo Tokyo Drift. E l'Europa comincia a innamorarsi della puzza di gomme bruciate perché il D1 riesce ad arrivare per la prima volta in Inghilterra, creando il D1GB. Gran Bretagna. E lo so, somiglia a GP, ma che devo, mi conoscetti io i nomi. In Giappone invece riescono addirittura a migliorarsi perché creano il D1SL, Street Legal, in cui la prerogativa principale era far competere in pista auto quanto più stock possibili. Dovevano essere auto circolanti per strada, con la revisione fatta, con lo stereo funzionante, con il motore con cui l'auto usciva di serie. Prendevi la tua auto da casa, andavi al circuito, sgommavi come un maledetto e poi ci tornavi a casa. Mamma mia, ma stanno parlando di me! Nell'anno successivo in Europa arrivano altri campionati. Nascono le EDC e il BDC, cioè l'European e British Drift Championship. Addirittura nei paesi arabi cominciano a vedersi i primi Tough Heat, che sarebbero praticamente quei tizi che sulle autostrade lunghissime a 250 all'ora cominciano a fare destra e sinistra sgommando come maledetti. Oh, no, paura. Ne hai visti quando girano in terra? Anche nei paesi freddi come la Scandinavia e la Polonia cominciano a nascere eventi di drift spontanei che tuttora sono più belle di quelli che facciamo in Italia. E tantissimi, tantissimi altri eventi nascono da quel momento, come esempio il Drift King of Europe, of Italy e tutti gli altri, che però mi pare superfluo raccontarvi, perché questo non è purtroppo più quello che troviamo adesso. Molti di questi eventi hanno smesso di esistere, un po' perché i drifter sono per natura gente e quindi vanno litigando tra di loro e zompano gli eventi, ma anche perché pare che con l'arrivo di sponsor grandi e di piloti troppo seri, il livello della competizione si sia alzato e abbia fatto trasformare tutto in una mera competizione. Il drift non nasceva come una competizione e basta. C'è una componente di spettacolo che pare che nei campionati professionistici ci si sia completamente dimenticati. Infatti nel 2010 purtroppo Daijiro Inada e Keiichi Tsuchiya decidono di mollare il D1GP, nonostante poi rimarranno comunque nel settore, però un po' per rivolta rispetto a un settore che non li rappresentava più. Sempre più appassionati oggi vanno in visita alla Mecca del Drift, cioè i passi di montagna in Giappone, dove pare che divertirsi sia ancora un diritto e non una violazione dei diritti umani. Dove ci si organizza per sgommare e non per creare una driving school e rubare un po' di soldi a qualche giovane appassionato. Dove tutti sono unanimi sul fatto che il drift vada protetto per quello che è oggi, perché è un po' come per i panda e in via d'estinzione. Ma non voglio fare uno di quei finali alla Cironi in cui tutto il divertimento è già passato e bla 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 bla. Ci sono ragazzi che tutti i giorni lottano, nonostante le mille leggi che ci remano contro in Italia, che provano ad organizzare eventi. Appena usciamo da sta cazzo di quarantena, raga, andateci a un evento di auto, andate a un evento dal vivo in cui potete conoscere cose, persone, tecniche che vi assicuro non avete nemmeno idea di perdervi. Fidatevi, anche la cronoscalata locale più sfigata del mondo può essere un evento che vi cambia la vita. Ma soprattutto divertitevi, come facevano loro, che erano persone normali, perché il divertimento è contagioso. Beh, direi che per oggi è tutto. Stavamo pensando di fare altre puntate dedicate sia a come trasformare un'auto normale in una da drift, ma anche a spiegarvi come funziona una gara da drift. Se vi piace l'idea, lasciate un like, perché è giusto. Ma soprattutto scrivetecelo nei commenti. Poi se vi piace il nostro canale e i nostri contenuti, perché ci sono dei contenuti in cui c'è un Davide con la maglietta di Cironi ficcato sotto alla mia macchina a smontarla mentre andiamo in giro Cironi, facciamo dei bellissimi video. Iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete il video, perché tanti oggi dicono una marea di cazzate e invece noi siamo piuttosto sicuri di quello che vi abbiamo detto in questo video. Quindi condividetelo senza pietà, va bene? Io sono Genziano, questo è Scr e questa era la storia del drift. E per oggi credo che mi sono meritato una pausa. Scr!